Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi voglio parlare di questo Pierre Paulin, un salterello realizzato made in China con questo quadrante salmone che mi è stato inviato in prova da Mercure, che è il marchio cinese, il piccolo gruppo cinese, oserei chiamarlo così ormai, che ha tra gli altri creato questo marchio Pierre Paulin, che strizza ovviamente l'occhio agli orologi europei. Prima di addentrarci in questa video recensione, mi raccomando, fate un bel like e iscrivetevi al canale. È un modo gratuito per sostenere questo contenuto e tutti gli altri che pubblico qui abitualmente su YouTube. L'orologio, devo dirvi la verità, è molto gradevole, soprattutto il quadrante. Vi faccio vedere in questa ripresa la peculiarità e le lavorazioni diverse che possiamo vedere, soprattutto la parte a raggiera che troviamo in partenza da quella che è la sfera dei minuti e che si va a irradiare verso gli indici che troviamo attorno al quadrante. È davvero molto molto bella. Troviamo poi la sfera dei secondi a ore 6 e devo dirvi la verità, la lettura in questo orologio, che nel momento in cui si parla di orologi particolari è sempre un motivo di, diciamo così, di discorso, di dibattito con tanti, è davvero semplice, perché questa finestrella che vediamo a ore 12 non è infatti una finestra data, ma è la finestra dell'ora, perché, come vi dicevo, è un salterello, quella tipologia di orologi jumping hour che ci mostrano in modo particolare l'orologio, quasi come se fossero degli orologi digitali. In questo caso vediamo come sono le 5 e in questo caso 5:50, perché qui ho il dettaglio delle ore e qui invece quello dei minuti. I secondi ovviamente in un orologio come questo sono presenti per farci capire che l'orologio sta marciando, ma non ci possono dare un ulteriore elemento di cronometria. Infatti non troviamo neanche nessun elemento per avere un loro conteggio, ma non mi sarei aspettato altro. Il cinturino, ragazzi, è davvero spettacolare e io ve lo dico, l'ho detto nell'unboxing, potete andare a recuperare l'unboxing di tre orologetti cinesi che ho aperto in un video particolare dove vi ho raccontato ciò che mi ha colpito. E devo dirvi che in questo caso il cinturino è davvero eccezionale, è davvero molto molto comodo e anche qui troviamo quello che è lo sgancio rapido, che è un ulteriore elemento che mi piace sottolineare. Il fondello è avvitato e possiamo vedere come ci sia con orgoglio la dicitura Design and Made Mercure Watch Group. Quindi il richiamo che vi diceva Mercure, oltre a essere nel packaging, lo troviamo anche sul fondello. Osservando la cassa è tradizionale, non ha elementi particolari da sottolineare. Abbiamo una bella bombatura del vetro in zaffiro e abbiamo delle anse che sono forate, ma non abbiamo dettagli, biselli o cose particolari da sottolineare. È interessante vedere come ci siano delle satinature attorno alla carriere, in questo caso orizzontali, che comunque tendono a migliorare l'aspetto generale dell'orologio. La corona è a pressione e possiamo vedere come ci sia riportato il simbolo in realtà di Mercure, quindi Polino, come cavolo volete chiamarlo, non ha la sua corona, ma questa è una corona marcata Mercure. Vediamo adesso le misure. Abbiamo una distanza da ansa di 46 mm, uno spessore di 13 mm, considerata anche la curvatura del vetro zaffiro, abbiamo un diametro di 39, quindi al limite per essere considerato un dress watch, secondo questo canonico e bislacca considerazione che 40 sia il limite massimo, e adesso vi dico perché secondo me è un po' bislacca come cosa. Passo il cinturino da 20. Perché bislacca? Perché io posso considerare il mio polso a 16,5-17 come elemento che sia la base sopra il quale va l'orologio, ma se questi 40 mm, io 39, perdonatemi, li mettiamo su un polso da 19-20, sicuramente l'orologio tenderà ad avere una forma più elegante. Non ultimo, dobbiamo considerare quello che è la distanza da ansa a ansa, che in inglese si chiama lug to lug. Perché? Perché è quella che poi nell'ingombro al polso fa sì che un orologio possa essere più o meno elegante o adatto a noi. La presenza di antiriflesso sull'orologio, devo dire che è abbastanza buona. Nel momento in cui
viene colpito col sole diretto, il fatto che questa sfera dei minuti blu si perde un po', lo potete vedere da soli. Ma come tutti gli orologi con vetri bombati, diciamo così che la bombatura non va poi a aiutare quella che è l'ottimizzazione della lettura. È sprovvisto l'orologio di pasta luminescente, quindi la prova al buio non posso farvela vedere, altrimenti vi farei vedere un video buio senza particolari elementi. Un altro elemento che non ho particolarmente apprezzato dell'orologio è il fatto che a ore 6 sembra quasi che il quadrante è stato fatto in modo semplice e poi è stato fatto un ulteriore foro per metterci la parte della secondina, con questo taglio un po' brutale in cui si dovrebbe intravedere il 30, ma è stato tagliato. Quindi questo elemento non è un aspetto che mi fa capire che ci sia stata cura nella realizzazione del quadrante. Questa nuance bronzo, salmone, chiamatela un po' come volete, però mi piace molto, così come la scelta di rendere simmetrica la finestrella delle ore che vi ho descritto prima e il fatto che Pierre Polen si trova come se fosse una sorta di targhetta, una cosa un po' particolare. Anche questa non va poi a rovinare la lavorazione del resto del quadrante nella parte centrale, che a me non dispiace. Un ulteriore elemento di lavorazione lo troviamo nella parte più esterna del quadrante, dove c'è questa sorta di micro pallinatura che va a dare un ulteriore elemento di moto e di, secondo me, anche bellezza l'orologio, perché l'orologio, devo dire la verità, mi piace. Al prezzo è venduto in questo momento attorno ai 150 euro, che per avere un orologio particolare, ben fatto, di qualità, un salterello, ma realizzato con tecniche moderne, quindi con anche una buona tenuta della impermeabilità, nonostante la corona sia, come vedete, a pressione, però è un orologio che tutto sommato mi sento di consigliare, tanto che io lo sto indossando parecchio e sto pensando di tenerlo anche nella mia collezione. Grazie per aver visto questo video, vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me e anche, se vi fa piacere, vi metto qui sotto un link e un codice sconto per poter acquistare questa referenza, forse anche altre, sul sito Mercur, non mi è dato saperlo, non l'ho capito. Voi provateci, se va bene, bene, se no amen. Non è un link affiliato, quindi che voi acquistate o meno non mi importa, è solo una carineria che ho chiesto nel momento in cui ho deciso di recensire l'orologio. Grazie per aver visto questo contenuto, vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me, Facebook, Instagram, Telegram, gruppo Facebook dedicato alle offerte per gli orologi e TikTok e il sito ghiera.it. Ciao ragazzi, alla prossima!